Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite. Siamo alla seconda settimana del capitolo 4, stagione 3. E oggi vi farò vedere una mappa privata, una mappa creativa in modalità privata chiaramente, che vi farà fare fino a 500.000 punti esperienza, quindi riuscirete a fare all'incirca 4-5 livelli in modo davvero davvero semplice. Seguite tutte le indicazioni che vedrete in questo video. Questo è il codice della mappa, ora lo vediamo in sovraimpressione, eccolo qui, segnatevelo e startatela in modalità partita privata. Ora parte, andate qui nel Rift e startate subito con il tasto AFK XP e ora comincerete a guadagnare punti esperienza senza far nulla. Poi andiamo qui dove c'è il pompa, fate una rampa e un base, fate un emote qualsiasi, raccogliete i candelotti di dinamite, saltate qua sopra, metteteli qua dentro. Qui recuperate il biscotto di pan zenzero, la scatola con il regalo. Andate qui in fondo, interagite, fate partire il timer, fate passare i 10 minuti. 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Scaduto il timer, andiamo qui, recuperiamo questo oggetto, lo inseriamo qui, torniamo indietro, saliamo le scale, interagiamo con questo personaggio, raccogliamo l'oggetto, facciamo passare i 4 minuti e mezzo. Tanto siamo già a 30k. 2-1, ok, saltiamo qua dentro, diamogli l'oggetto che abbiamo raccolto in precedenza, interagiamo con questo personaggio, raccogliamo l'oggetto, superiamo la cascata e anche questa. Attendiamo altri 4 minuti e mezzo, intanto se volete potete andare qua nella bouncer room e saltare, lasciare il personaggio qua saltare, oppure potete aspettare tranquillamente nella stanza così vedete il counter. Ok, 10 secondi, siamo già a 54k, 2-1, vi consegniamo la granata. Bouncer room, schiacciamo sul quadrato, usciamo, rientriamo nel Rift, ora non vi resta che recuperare un po' di monete e lasciare il PG in AFK per fare un sacco di livelli.
Una volta recuperate le monete, attivate i vari pulsanti dell'XP. E vedrete che arriverete a 300-400 mila punti esperienza. Se poi non volete lasciare lì il personaggio e volete perdere via, c'è là dentro il cavo. C'è la zombie room qua, e qui avete la possibilità di recuperare un'arma, di armare un po' di zombie mentre spaccate. Quindi vedete qua e si divertite a mettere zombie e lupi. Per il resto già a 210, davvero davvero niente male come mappa. Codice 5173 e 529127. Segnatela, provatela e fatemi sapere con un commento come vi siete trovati. E noi per questo video è tutto, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao. Anything you need, I'll get that. Let me take the lead, don't sweat that. You wanna eat, I'll ship that.